addio ad uno dei massimi custodi del dialetto pesarese. È morto ieri all'età di 81 anni Arduino Scola, autore pesarese di una sconfinata produzione in vernacolo. Oltre 500 composizioni in mezzo secolo fatto di partecipazioni, riconoscimenti e apprezzamenti tanto nel pesarese quanto nel riminese. Fino allo scorso novembre, quando nel Teatro della Piccola Ribalta fu presentato Ecme, versi in vernacolo pesarese. Scola da anni versava in precarie condizioni di salute nella sua casa di Pantano, in via Silvio Pellico, costretto in sedia a rotelle dopo una vita segnata anche da pesanti lutti familiari. Due anni fa, nel maggio 2021, Scola aveva aperto le porte della sua casa alle nostre telecamere di Rossini TV, mostrando con orgoglio la sua produzione di poesie, o meglio, di storie di vita in vernacolo pesarese, come amava definirle. Il dialetto pesarese deve rimanere, il personaggio va, però fa parte della cultura, perché è proprio la madre della lingua italiana. E io la vedo così, perché poi le mie sono storie, sono racconti, sono la vita che viviamo tutti i giorni. Non ho inventato niente, ho detto quello che era. Domani, 6 aprile, alle 15:30, si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Carlo Borromeo.